Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastandrea, squalificato per una giornata. Il portiere del Frosinone, Stefano Turati, per blasfemia durante la sfida tra Frosinone e Napoli. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico a Barcellona per un problema alla schiena. L'allenatore dei Citizen dovrebbe tornare operativo verso la metà di settembre. Finiamo questa parentesi calcistica con il mercato. Il Verona ha acquistato dall'Hertha Berlin in prestito il mediano Serdar, mentre il Milan ha terminato le visite mediche per Marco Pellegrini. Rovella si è presentato alla Lazio. Passiamo all'Atletica, grande successo per l'Italia grazie a Gianmarco Tamberi che ha conquistato l'oro ai mondiali che si stanno svolgendo a Budapest. Nell'assalto in alto il nostro azzurro ha fatto l'hat-trick, ovvero la conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi, agli Europei e adesso anche ai mondiali. Fight Kim Pyong invece si è imposto come medaglia d'oro nei 1500 metri, sempre i campionati di Budapest, e quindi sconfiggendo tutti gli altri avversari. Passiamo al tennis. Lucrezia Stefanini ha vinto contro la svizzera Ilenia Ilbong con un perentorio 6-2-6-1, match valido per gli US Open 2023, mentre Sara Errani è stata sconfitta dalla russa Erika Andreeva in due set con il punteggio di 6-4-6-0. Nuria Brancaccio è stata battuta invece dalla tedesca Laura Sigismund con il punteggio di 6-1-6-4. Finisce invece al secondo turno il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 250 di Cleveland, ultimo evento prima degli US Open. La toscana è stata sconfitta dalla cinese Wang con il punteggio di 6-4-6-3. Passiamo al ciclismo. L'Italia ha conquistato ben 36 medaglie nell'ultimo mondiale svolto a Glasgow. Ovviamente sono state catalogate sia i mondiali elite maschili, sia su strada, ciclocross, MX, stessa identica cosa per quanto riguarda quello femminile e paraciclismo maschile e femminile. Il totale delle medaglie conquistate sono ben 76, seguono 31 ori per la Germania e 23 per la Francia, un gran bottino per la nostra nazionale. Passiamo al basket. L'Italia, guidata da coach Gianmarco Pozzecco, è pronta a scendere in campo per la fase finale del Mondiale, che esordi con l'esordio contro l'Angola il 25 di agosto. Passiamo al volley, quarto successo per le nostre azzurre ai campionati europei. L'Italia di Mazzanti a Torino ha battuto la Bosnia-Erzegovina con il punteggio di 25-21, 25-17 e 25-19. Le azzurre sono così ammesse agli ottavi di finale. Passiamo al pentathlon, subito una medaglia d'oro per l'Italia, ai mondiali si stanno svolgendo a Bath in Gran Bretagna. Maria Beatrice Mercuri e Aurora Tognetti hanno conquistato, non l'oro, scusate, ma l'argento nella staffetta femminile. Per quanto riguarda invece lo skeet, giornata conclusiva alla TAV Umbria Verde per l'Emir Cup, competizione internazionale di fosse skeet. Nello skeet a imporsi è stata la coppia composta da Giada Longhi e Domenico Simeone. Nella fossa olimpica la migliore coppia è stata Gaia Razzanini e Diego Valeri.